venire a bordo della nave Telepass per partecipare al quarto appuntamento di Onde Sonore, la rassegna musicale promossa da Caronte Tourist durante tutto questo periodo natalizio, una serie di concerti mentre la nave fa la solita sponda tra Messina e Villa San Giovanni, un risvolto che guarda ovviamente non solo alla cultura ma anche alla beneficenza, perché tutti i ricavati di questi appuntamenti musicali andranno a due associazioni che si occupano di donne, perché il tema focale di questa rassegna e di questa iniziativa del gruppo Caronte Tourist è stata appunto la violenza di genere, e quindi a sostegno di quelle realtà che si occupano di questa tematica. A bordo della Telepass, un gruppo di donne, le malmaritate. Intanto spiegateci perché vi chiamate così. Allora, le malmaritate è un nome che abbiamo preso in prestito dal periodo del Medioevo, quando queste donne appunto venivano date in sposa a uomini non scelti, quindi c'era questo disagio emotivo, questo disagio sia vissuto come donna che anche come donna innamorata. Ci fa piacere questa sera comunque suonare qui, anche perché sappiamo che il fine è un fine che a noi ci tocca da vicino, nel senso che il ricavato sarà devoluto ad associazioni a favore delle donne maltrattate, delle donne insomma abusate, rimaste sole, e noi ci occupiamo anche di questo aspetto, proprio è uno dei pilastri di questo progetto, è proprio occuparci della non violenza. Lo scorso anno questa iniziativa ha avuto un successo che è montato progressivamente, lievitato, fino a convincerci a ripeterla e a farne un happening, insomma, è diventata ormai una consuetudine. Ci sono questi artisti che ci regalano dei concertini, dei mini concerti da 20 minuti, perché la cosa complicata è questa, che ogni 20 minuti il pubblico cambia, perché i passeggeri scendono dalla nave e ne salgono altri, anche se c'è molta gente che viene ormai apposta per seguire questi concerti. Noi destiniamo i proventi di questi concerti, che poi raddoppiamo come società, a due associazioni, una di Reggio e una di Messina, che si occupano entrambe della violenza di genere, della tutela delle donne violate. Fino all'8 gennaio a bordo della Telepass la mostra Violate, che racconta attraverso la maestria di Lelio Bonaccorso le tante facce della violenza sulle donne. Sempre presente anche il posto di posto occupato. Dopo la campagna Franca e le altre, continua così l'impegno per diffondere il messaggio che Maria Andaloro sta portando in giro per tutta l'Italia a tutela delle donne.